gridate, 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 sai a me che me ne importa. E parlate, parlate. Io professor Brancaccio, secondo lei il debito pubblico è la vera causa della crisi europea? Ma molti sostengono che il debito pubblico sia la causa della crisi europea. Questa è la posizione dominante che sentiamo in televisione, sui media, molti politici parlano continuamente del debito pubblico come del grande male che affligge l'Europa. Però se guardiamo i dati ci rendiamo conto che in realtà le cose non stanno esattamente così. Noi sappiamo che i paesi che sono stati colpiti maggiormente dalla crisi europea sono quelli che in sostanza hanno fatto registrare la crescita più significativa dei tassi di interesse, la caduta più significativa del reddito e dell'occupazione. Questi paesi sono Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna, i famigerati PIGS. Ebbene, se fosse vero che il debito pubblico è la causa della crisi, allora noi dovremmo registrare che questi paesi, si trovino in una situazione analoga dal punto di vista del debito pubblico e del deficit pubblico. In realtà non è così, perché se noi guardiamo all'anno di inizio della crisi, e cioè al 2008, all'inizio della crisi questi paesi presentavano una situazione molto diversificata dal punto di vista dell'andamento dei deficit e dei debiti pubblici. In particolare la Spagna si caratterizzava per un debito pubblico bassissimo e addirittura per un surplus di bilancio annuale, l'Irlanda si caratterizzava anch'essa per un debito pubblico bassissimo e per un surplus di bilancio annuale, l'Italia si caratterizzava sì per un debito pubblico elevato ma per un deficit pubblico piuttosto basso. Quindi, come dire, la idea secondo cui il debito pubblico è causa della crisi si scontra con il fatto che all'inizio della crisi, ricordiamoci che la crisi poi esplode nel 2008 e poi monta anche in Europa successivamente, all'inizio della crisi i paesi che oggi si trovano maggiormente in difficoltà avevano situazioni molto diverse dal punto di vista del deficit e del debito pubblico. E quindi non è evidentemente il debito pubblico a poter spiegare, diciamo, le determinanti della recessione, della crisi della velocità. L'euro ha influito sulla crisi? Se ha influito, come ha influito e quali danni ha prodotto? L'euro, o meglio, l'assetto complessivo dell'Unione Monetaria Europea ha sicuramente influito sulla crisi economica. Dobbiamo tener presente che l'Unione Monetaria Europea è stata tra le aree maggiormente colpite dalla crisi economica mondiale e dobbiamo chiederci il perché. Uno dei motivi verte sul fatto che l'Unione Monetaria Europea è stata costituita in un certo senso come un vestito perfettamente disegnato su misura per una sola delle economie dell'Unione, cioè essenzialmente per la Germania. Gli altri paesi, i paesi relativamente più deboli dell'Unione Monetaria Europea, i paesi cosiddetti periferici, appunto Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna, si sono ritrovati invece in una situazione nella quale non hanno più potuto utilizzare le politiche economiche di gestione della domanda per cercare di fronteggiare la crisi economica, non hanno più potuto utilizzare lo strumento del tasso di cambio per fronteggiare la crisi di competitività, essenzialmente si sono ritrovati all'interno, diciamo, di una camicia di forza. Quello che era un vestito disegnato su misura per l'economia tedesca, per i paesi periferici dell'Unione si è rivelata una camicia di forza. E questo lo possiamo registrare in una serie di dati. Per esempio, basterebbe rilevare come tra il 2007 e il 2012, mentre Italia, Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna hanno visto perdere grosso modo 4 milioni e mezzo di posti di lavoro, la Germania invece ha fatto registrare nello stesso periodo un aumento dell'occupazione nell'ordine di 1 milione e 200 mila unità.
Ecco, questa divergenza alcuni economisti la chiamano mezzogiornificazione, cioè c'è il rischio che quel dualismo che ha rappresentato in un certo senso la caratteristica e il male dell'economia italiana, cioè quel dualismo tra il nord e il sud d'Italia, rischia oggi di riproporsi su scala allargata a livello europeo tra i paesi periferici dell'Unione e i paesi centrali dell'Unione. L'assetto della zona euro, l'euro e l'Unione Monetaria Europea, anziché fronteggiare questo processo di divergenza e questa mezzogiornificazione, tendono ad accentuarlo. Parliamo di politiche di austerità. Lei ne ha già trattato nel suo libro L'austerità è di destra e sta distruggendo l'Europa. È possibile ridurre allo stesso tempo tasse e spesa pubblica? Qualora non fosse possibile, quali potrebbero essere le alternative? L'idea di poter ridurre le tasse e la spesa pubblica contemporaneamente è un'idea che viene propugnata dai fautori della, diciamo, ideologia che io mi permetto di definire liberista. Sono quelli che ritengono che occorra, diciamo, ridurre l'apparato dello Stato, che sia necessario ridurre la spesa pubblica e che di conseguenza in questo modo si possano ridurre le tasse. Questa linea di politica economica in realtà non tiene conto del fatto che la riduzione della spesa pubblica e delle tasse presenta un problema che era stato enunciato da un economista che si chiama Havel e che un tempo era piuttosto noto, oggi un pochino di meno. Avemmo che cosa notò? Notò in sostanza che mentre il taglio della spesa pubblica implica automaticamente e immediatamente un taglio della domanda di merci e quindi automaticamente implica un calo della produzione, il taglio delle tasse, soprattutto quando si tratta di un taglio delle tasse che va a favore dei più ricchi, non si trasforma automaticamente in domanda. Il taglio delle tasse si può trasformare in un guadagno per i più ricchi che poi diventa semplicemente un accumulo di risparmio. E quindi si vede come la riduzione della spesa pubblica e contemporaneamente delle tasse implica, può implicare una recessione piuttosto che una fase di espansione. Professor Brancaccio, qual è il suo giudizio sulla Modern Money Theory? Ma il mio giudizio sulla Modern Money Theory è simile a quello dell'economista canadese Marc Lavoie. Lavoie ha fornito un contributo e un chiarimento alla, diciamo, valutazione di quello che è il ruolo della Modern Money Theory all'interno della evoluzione del pensiero economico contemporaneo. Lavoie dice essenzialmente che la Modern Money Theory rappresenta una variante, in un certo senso, della teoria keynesiana. Le peculiarità della Modern Money Theory dipendono da una serie di ipotesi contabili abbastanza particolari, ma in generale possiamo farla rientrare nella tradizione keynesiana. Dal punto di vista politico e della politica economica, la Modern Money Theory presenta delle caratteristiche che sono diversificate a seconda dei diversi autori che se ne fanno propugnatori. Io personalmente, per esempio, ho notato che alcuni propugnatori, sostenitori della teoria monetaria moderna sostengono che la sovranità monetaria e la gestione libera, diciamo, dei tassi di cambio potrebbe costituire in quanto tale una soluzione diciamo auspicabile per il nostro paese in generale, per una nazione che intenda avere una autonomia di politica economica. Ecco, io credo che forse questa visione dei teorici monetari moderni non sia sufficiente e che si debba in realtà tenere presente che forse per poter mantenere una sovranità nella gestione della politica economica nazionale si dovrebbero in realtà ridiscutere gli accordi di libera circolazione dei capitali e forse anche delle merci che oggi sono in vigore.
Quindi, se è vero, per esempio, che alcuni sostenitori della teoria monetaria moderna, per esempio, ritengono che gli investimenti diretti esteri in un paese siano benefici, cioè che l'afflusso di capitali in un paese sia benefico, ebbene io dico che la storia ci racconta una diciamo, realtà un po' diversa, un po' più complicata, e cioè che talvolta gli investimenti diretti esteri in un paese, l'afflusso di capitale estero in un paese può creare più problemi che benefici. Per esempio, un interrogativo che io mi sentirei di rivolgere ai studiosi della teoria monetaria moderna è se sia possibile, se sia benefico un investimento diretto estero che miri all'acquisizione delle nostre banche, delle banche nazionali o di alcuni settori strategici dell'industria. Ecco, la storia ci dice che quando investitori esteri acquisiscono banche di un paese, quando acquisiscono, diciamo, gli asset strategici di un paese, ebbene le cose per quel paese non è detto che si mettano bene, talvolta si mettono male. In relazione alla sua proposta di standard retributivo europeo, apparsa dal suo libro L'austerità è di destra e sta distruggendo l'Europa, volevamo chiederle, professore, cosa intende con la definizione di standard retributivo europeo? Ma lo standard retributivo europeo è una proposta che ho avanzato nel 2011, che è stata poi discussa in varie sedi, sia accademiche sia politiche internazionali. Essenzialmente lo scopo dello standard retributivo europeo è quello di impedire ad un paese relativamente forte, come ad esempio la Germania, di praticare una politica di competizione salariale al ribasso. Perché questo? Perché lo standard retributivo europeo impone, se venisse ovviamente applicato, imporrebbe che ogni paese debba far crescere i salari almeno allo stesso ritmo della produttività del lavoro. E quindi una politica come quella tedesca, che è stata praticata per oltre un decennio dalla Germania, di crescita dei salari sistematicamente al di sotto della crescita della produttività del lavoro, nell'ambito dell'adozione dello standard, quella politica non potrebbe essere attuata. Questo è forse il risultato più importante a cui giungerebbe lo standard retributivo europeo, perché impedirebbe in sostanza al paese più forte di attivare una corsa competitiva al ribasso dei salari in rapporto alla produttività, che è una corsa competitiva deleteria che costringe i paesi relativamente più deboli ad inseguire e che impedisce però ai paesi relativamente più deboli di raggiungere il più forte. Questa gara al ribasso provoca una caduta generalizzata del salario in rapporto alla produttività, che si traduce poi in quella che Irving Fisher e John Maynard Keynes definivano deflazione da debiti, e che è un fattore poi che alla fine scatena la crisi e la aggrava piuttosto che risolvere le cause della recessione. Devo dire, e devo aggiungere però, che lo standard retributivo europeo, per quanto ad avviso mio, ad avviso di altri, sia una proposta auspicabile, è anche una proposta che ha incontrato fortissime resistenze dal punto di vista politico. E quindi, come dire, ritenere oggi che lo standard possa essere applicato e che possa essere realizzato nell'ambito più generale di un processo di riforma dell'Unione Monetaria Europea, ecco, è un auspicio francamente azzardato. Professor Brancaccio, secondo lei bisogna uscire dall'euro? Ma forse dovremmo interrogarci innanzitutto su una questione preliminare, cioè prima ancora di chiederci se si debba uscire o meno dall'euro, forse facciamo bene a chiederci se l'Unione Monetaria Europea sia sostenibile e sia destinata in sé a sopravvivere, oppure se sia destinata ad implodere in sé. Ci sono dei processi oggettivi che talvolta si verificano indipendentemente dalla nostra volontà, e quando si verificano processi di divergenza così accentuati tra i paesi di una unione monetaria, divergenza nei
livelli di occupazione, divergenza nei tassi di interesse, divergenza nei fallimenti aziendali, così come stiamo registrando noi oggi nel vedere come appunto la Germania si ritrova in una situazione di gestione della crisi decisamente migliore rispetto alla gestione della crisi da parte dei paesi periferici, ebbene con divergenze, con divaricazioni così accentuate, il rischio è che la zona euro sia destinata ad implodere. Ed allora il problema è questo, cioè se e nella misura in cui una riforma generale dell'assetto della politica economica europea non sia realizzabile, se non sussisteranno cioè le condizioni politiche per poter attivare dei processi di convergenza tra i paesi dell'Unione Monetaria Europea, ebbene allora è probabile che la zona euro a quel punto sia destinata in sé ad implodere. A quel punto io credo che ci dovremmo domandare una cosa, e cioè come eventualmente uscire da quello. Perché io credo, a differenza di altri economisti che si fanno propugnatori della tesi dell'uscita dall'euro, ecco, io credo che non sia indifferente il modo in cui si esce da un'unione monetaria. Potremmo dire, semplificando al massimo, che esiste un modo di destra di uscire dall'euro ed esiste un modo di sinistra di uscire dall'euro. Il modo di destra, volendo sintetizzare il più possibile, è quello che per esempio prevede la possibilità, una volta che si attui l'uscita, per i capitali di fuggire liberamente all'estero, e quindi è il modo che ammette piena libertà di fuga dei capitali ed è il modo che non attiva nessun meccanismo di tutela dei salari a seguito dell'uscita dall'euro, perché l'effetto dell'uscita dall'euro sui salari è un effetto indeterminato. Non sappiamo se andrà bene, non sappiamo se andrà male. Questo è quello che ci dicono i fatti, questo è quello che ci dice la storia delle uscite dai regimi di cambio fissi. Non sappiamo qual è l'effetto. E quindi ovviamente una ipotesi di uscire dall'euro con libera fuga dei capitali all'estero e con nessuna tutela dei salari è una ipotesi che io mi sento di definire di destra e che io francamente non mi sentirei di condividere. Una ipotesi alternativa potrebbe essere quella di gestire l'uscita dall'euro introducendo controlli sui movimenti di capitale, controlli cioè che impediscano le fughe di capitale all'estero, ed in secondo luogo meccanismi che consentano di salvaguardare i salari, per esempio attraverso indicizzazione dei salari ai prezzi, per esempio attraverso il ripristino di meccanismi di controllo dei prezzi, i cosiddetti prezzi amministrati. Ecco, sono due modi molto diversi di concepire l'uscita dall'euro. Se dovessimo trovarci ad un certo punto di fronte ad un bivio politico e dovessimo cioè trovarci di fronte alla necessità dell'uscita, è bene che si sappia che c'è modo e modo di uscire.